Pizza piena, l'antipasto tradizionale di Pasqua. Preparate prima l'impasto, sciogliete nel latte lo zucchero e il lievito di birra. Mettete in un mixer la farina, l'uovo, lo strutto e il sale, poi unite il latte col lievito e lo zucchero, impastate. Fate lievitare coperto per un'ora e mezzo. Preparate adesso la farcia. Mettete in una ciotola la ricotta, grattugiate o tagliate a dadini il resto degli ingredienti e uniteli alla ricotta. Mescolate bene. Ungete una teglia a cerniera, prendete 2/3 dell'impasto, stendetelo col matterello e usatelo per foderare la teglia. Riempite tutto con la farcia. Stendete il resto dell'impasto, appoggiateci sopra la pizza e tagliate un cerchio di pasta dello stesso diametro della teglia. Lo userete per coprire la pizza piena. Eliminate l'eccesso di pasta e ripiegate il bordo verso l'interno. Ricavate delle strisciette dagli avanzi di pasta e intrecciatele. Usate poi la treccina per coprire la giunzione tra gli impasti. Bucherellate la superficie con la forchetta e cuocete in forno ventilato 180 gradi 40 minuti. Questa ed altre ricette tradizionali di Pasqua su bellieppronti.it, il tuo blog di cucina preferito.